Thank you.
Oggi è il 7 febbraio 2016, presso il Nuove, insieme alla Valdarno, si è tenuto il terzo concerto del ciclo del Tempio Sonate, il pianoforte di Ludwig van Beethoven, organizzato dalla Musica Valdarnese. L'artista che ha eseguito questo concerto è il maestro Samuele Amidei, che si è subito disponibile per la radio intervista. Buonasera, maestro. Grazie ancora per la sua disponibilità e voglio fare alcune domande per la nostra opinione dell'Accademia Musicale Valdarno. Allora, intanto la prima domanda è invece come inizia a studiare la musica e solo perché è proprio il pianoforte invece. L'inizio da studiare la musica per me è stato per merito di un materno che si chiama Achille Nucci, che era a sua volta un suonatore, suonava il sassofono, e anche i miei genitori che suonavano la fisarmonica, però fu lui in particolare che in un'occasione mi accompagnò nel negozio di musica che era a San Giovanni, mi fece acquistare un platto voce e di lì poi la passione per la musica iniziò a studiare il pianoforte e passo è stato molto bello. E allora, tra le suonate di stasera, ce n'è una preferita? Ma siccome queste suonate le ho studiate durante il percorso di tutta la mia carriera fino adesso, sono tutte legate a un momento un po' particolare, per me importante, però se devo scegliere una sicuramente la tempesta, quella che ho suonato, perché era la suonata con cui ho vinto il mio primo concorso ed è quella che mi accompagna non da più tempo, ma con perseguitare in concerti, quindi ci sono particolarmente legate, quella sempre molto vicina a livello. Sicuramente E come terza domanda, lei durante un'esibizione pensa a qualcosa di preciso oppure pensa solo alla musica e questa è una domanda difficilissima perché in realtà sono tantissimi motivi che uno può avere di autosuggestione che possono risiedere, per esempio, in una particolare strumento. Magari in delle due che si sta facendo in quel momento lì a proposito dell'autore che si suona, o forse anche negli ascolti che io faccio magari dello stesso autore, di opere dello stesso periodo, per di suonare un concerto, quindi c'è una sorta di legame di filo che tiene insieme tutte queste cose e le fonti di ispirazione, per un'autosuggestione che volte in volta sempre diversa. E siccome noi insomma ci iniziamo giovani, e secondo lei come potrebbe essere un modo per spingere appunto i giovani a ascoltare più musica classica e particolare modo come soggetto appunto dei Ma io direi per quelli che non studiano già uno strumento musicale, considerate il fatto che lo studio della musica sicuramente è un veicolo di grande crescita a tutti i livelli dell'individuo, quindi lo consiglio sicuramente. Dopodiché, anche per quelli che studiano uno strumento musicale, deve ritrovarsi nel palestra, perché i palestra di solito sono quelli che trovano sempre un modo con la strada per avvicinarti in maniera forse anche un po' magica, un po' casuale a quel pezzo che ti prende, che ti tocca e che ti porta dentro un mondo da cui poi non esci più.